Pronto? Oh, Gigino. Gigi, ti devi preparare alla traversata del deserto. Che te devo dire? Senti, ma io piuttosto no. Ieri sera alla trasmissione là di martedì, guarda, ho torto collo, l'ho dovuta vedere. Mamma mia, tutti quei deficienti che battono le mani, io non lo so. Dunque, ma io ho sentito un grandissimo intervento di Alessandro Di Battista. Sei d'accordo, no? Sì, però fammi capire. Questo ha fatto un grossissimo intervento, però non è che è candidato. Sì, ho capito. Sì, una scelta personale, per carità. Poi, insomma, un viaggio cost to cost mica durerà una vita. Guarda, a me una gola profonda ha confermato quello che io avevo immaginato. A primavera 2019, scadono, adesso verdetto o non verdetto della Corte Europea, scadono le sanzioni per Berlusconi e lui si ripresenta. Il tempo per fare l'accordo finale con Renzi e vai, è il partito della nazione, è partito, lo so. Ho capito, però voi avete fatto, scusa, avete fatto una figura, mo stavo a vedere sto fregno dei Borrelli. Scusa, Gigi, ma come si fa? Questo faceva il pizzettaro, nobile professione, che fra un po' sparisce pure quella, perché tutti egiziani sono tutti... E questo si è fatto due case a Bruxelles, nel giro di quanto? 4-5 anni nemmeno. Ma voi i controlli, ma li facevate, non li facevate? Ma che è sta storia? È viva, onestà. Devi controllare, ma quale onestà? Ho capito, Gigino. Gigino, ma scusami un attimo, no? Ma quando questo ha fatto assumere la compagna come segretaria, è che l'ho assunta io, l'ho assunta un'altra di vostri, quindi questo non è solo. Capito? E tu ti sei messo dietro a correre a 7,75 euro. Gigino. Ma lo sai quanti comuni in Italia ci sono? Qualche cosa come 8.000 comuni. Ma lo sai quanti asili nido comunali ci sono? Fa un po' il conto. Saranno 20.000? Considerando le grandi città, de meno, 10.000? 10.000. Pensa se tutti pagano 1.000 euro a bimbo, come succede qui ai Taxerf. Scusa, no. Ma queste sono le cose che... è stata a far mettere nel sacco da Renzi lì, che poi ho visto c'è una che... Mamma mia, ma come si fa, Gigi? Gigino, dai retta a papino tuo. Gigino, dai retta a papino tuo. Fatte più scaltro. Fai i controlli a tappeto.
Ah, ho capito. Eh no, perché questo dice che sta male, ma dove se va a curare? Se va a curare il gruppo misto. Ma che fanno i fanghi? Che fanno il gruppo misto? Ho capito. No, perché se facevano i fanghi ci andavo pure io, capito? Al gruppo misto. Guarda qua, Borrelli. Numero che era? Numero 4, 5, all'interno. Telefonava 2 volte al giorno con papà Casaleggio. E beh, tu telefonami 2 o 3 volte al giorno a me, non ti preoccupare, Gigi, telefona a papino tuo.